Ciao, oggi continuiamo a parlare di frazioni, quindi continuiamo lo stesso argomento dell'ultima volta parlando di frazioni proprie. Le frazioni proprie sono frazioni più piccole di un intero, cioè frazioni che hanno un numeratore più piccolo del denominatore. Prendiamo come esempio, sempre il nostro foglio di carta che è stato diviso in quattro parti. Di queste quattro parti ne abbiamo selezionate tre, che sono le tre colorate in azzurro, e abbiamo considerato quelle tre, quindi tre parti su quattro. Ci troviamo di fronte a una frazione propria, in cui il numeratore è minore, cioè più piccolo del denominatore. Cerchiamo adesso di fare questo esercizio che ci viene proposto, che è proprio sulle frazioni proprie che abbiamo appena visto. Scrivi tre frazioni proprie, quelle che hanno il numero sopra la linea di frazione che è più piccolo di quello che è sotto. Allora, una per esempio potrebbe essere 3 ottavi. Come vedi, il numeratore è più piccolo del denominatore, perché 3 è più piccolo di 8. Oppure un'altra potrebbe essere 7 dodicesimi. Il numeratore è più piccolo del denominatore. Oppure, non so, 3 quattordicesimi. Il numeratore è più piccolo del denominatore. Fai la stessa cosa sul tuo quaderno inventando altre tre frazioni proprie. Adesso invece guardiamo le frazioni improprie, che sono frazioni più grandi di un intero, cioè frazioni che hanno il numeratore più grande del denominatore. Anche qui ho il mio foglio diviso in quattro parti, ma ho anche un secondo foglio diviso in quattro parti. Questa volta di parti colorate ne prendo 5, perciò prendo il foglio intero più un'altra parte. Vedi che in tutto sono 5 parti. 5 parti su 4. Questa è una frazione impropria, dove il numeratore è più grande e maggiore rispetto al denominatore. Prova tu, scrivite frazioni improprie, cioè sono quelle, abbiamo detto, che hanno il numero sopra la linea di frazione, il numeratore, che è più grande di quello che sta sotto, cioè del denominatore. Quindi non so, una potrebbe essere 8 terzi, eh? Il numeratore è più grande del denominatore. Oppure 7 quarti, numeratore più grande del denominatore. Oppure non so, 10 settimi. A casa prova a farlo tu inventando altre tre frazioni improprie. Il terzo tipo di frazioni che ti faccio vedere sono le frazioni apparenti, cioè frazioni uguali a uno o più interi, cioè frazioni che hanno il numeratore che contiene esattamente il denominatore. Guardiamo questo primo esempio in cui io ho il mio solito foglio diviso in quattro parti, ma questa volta le parti le prendo tutte e quattro perché sono tutte e quattro colorate d'azzurro, vedi? Quindi vado a prendermi 4 parti su 4. Prendere 4 parti su 4, come vedi, significa prendersi il foglio intero. E infatti 4 diviso 4 fa 1, cioè l'intero. Quando hai il numeratore uguale al denominatore, la frazione è uguale a 1, cioè all'intero. Guardiamo un secondo esempio, dove io ho l'intero, che è sempre il mio foglio, diviso in quattro parti, ma ho anche un secondo foglio, anche lui diviso in quattro parti. Questa volta, rispetto al primo foglio, non prendo solo queste quattro parti, ma le prendo tutte, prendo anche queste altre quattro, quindi in tutto 8 parti. La mia frazione apparente sarà 8 quarti. Vedi che il numeratore contiene perfettamente il denominatore. Infatti il 4 nell'8 ci sta due volte. Quindi 8 diviso 4 fa 2
e sono proprio i miei due fogli, i miei due interi. Bene, adesso proviamo a scrivere, a fare quello che ci dice l'esercizio, perciò scrivere tre frazioni apparenti. Per esempio, 5 quinti, numeratore uguale al denominatore. Il risultato è l'intero, 1. Oppure potrei fare, non so, 10 quinti. Vedi che il numeratore contiene perfettamente il denominatore, infatti 10 diviso 5 fa 2. Scrivene altre 3 sul tuo quaderno. Frazioni equivalenti. Allora vediamo che cosa sono. Sono frazioni scritte in modo diverso che però indicano la stessa quantità. Ora guardiamo sempre il nostro foglio che questa volta è stato diviso in due parti. Ed è stata presa la metà, cioè un mezzo. Se io prendo lo stesso foglio e lo divido in quattro parti e di queste quattro parti ne prendo due, cioè due quarti, vedo che ho la stessa quantità di prima perché ho sempre metà foglio. Se poi prendo lo stesso foglio, lo divido in otto parti e ne prendo quattro, cioè prendo quattro ottavi, vedo che ho sempre la quantità di prima, cioè metà foglio. Se prendo lo stesso foglio e lo divido in 16 parti e poi di queste 16 parti ne prendo 8, queste 8 che vedi, ho sempre la stessa quantità di prima, cioè in tutti i casi ho metà foglio. Queste sono le frazioni equivalenti. Adesso guardiamo la proprietà delle frazioni. E vediamo cosa ci dicono. Quando moltiplichi o dividi per uno stesso numero diverso da zero il numeratore e il denominatore della frazione, ottieni una frazione equivalente, cioè che indica la stessa quantità. Guardiamo gli esempi. Io qui ho la frazione 2 quarti, vado a dividere sia il numeratore sia il denominatore per lo stesso numero, anzi a moltiplicarlo in questo caso per lo stesso numero. Quindi ho 2 per 2 che fa 4 e 4 per 2 che fa 8, 4 ottavi. Come vedi, questi sono i miei 4 ottavi che sono perfettamente uguali ai 2 quarti che avevo inizialmente. Vediamo anche il secondo esempio, la frazione è 8 sedicesimi, vado a dividere sia numeratore che denominatore per lo stesso numero, cioè per 4. Facendo 8 diviso 4 ho 2, facendo 16 diviso 4 ho 2 quarti. Questa è la frazione 2 quarti perché ho preso 2 parti su 4, che è perfettamente uguale alla parte colorata della prima frazione, che era 8 sedicesimi. Proviamo quindi a fare l'esercizio utilizzando le proprietà che abbiamo appena visto sulle frazioni. Quindi vado a moltiplicare sia il numeratore che il denominatore per lo stesso numero, cioè per 3. 5 per 3, 15. 3 per 3, 9. Tu puoi utilizzare la calcolatrice oppure la tavola pitagorica per fare queste moltiplicazioni. Facciamo la stessa cosa anche qui. 2, vedi che moltiplico per 4. 2 per 4, 8. 7 per 4, 28. Qua invece vado a dividere per lo stesso numero sia il numeratore che il denominatore. 12 diviso 2, 6. 18 diviso 2, 9. 10 diviso 5, 2. 25 diviso 5, 5. Vedi, ho ottenuto 2 quinti. Le frazioni che io ho ottenuto moltiplicando o dividendo numeratore e denominatore per lo stesso numero, sono frazioni equivalenti a quelle che avevo inizialmente. Vediamo adesso come fare a ridurre una frazione ai minimi termini. Ridurre una frazione ai minimi termini significa dividere il numeratore, cioè il numero che sta sopra, e il denominatore, cioè il numero che sta sotto,
per uno stesso numero diverso da 0. Allora voglio dividere 30 diciottesimi e ridurla ai minimi termini. Quindi cosa devo fare? Col primo metodo utilizzo la scomposizione in fattori primi che ti avevo già fatto vedere nei video precedenti. Quindi vado a scomporre il 30 in fattori primi e il risultato è 2 per 3 per 5. Faccio la stessa cosa anche col 18, cioè lo scompongo in fattori primi e il risultato sarà 2 per 3 per 3. Poi semplifico il 2 col 2 e il 3 col 3 e mi resta 5 terzi. Un secondo modo invece è questo, cioè io ho ancora 30 diciottesimi. Vedo che sia 30 sia 18 sono entrambi divisibili per 2, perché 30 finisce per 0 e 18 finisce per 8, che è un numero pari. Quindi faccio 30 diviso 2 che mi dà 15, 18 diviso 2 che mi dà 9 e ottengo 15 noni. Anche 15 noni è ancora divisibile, perché sia 15 sia 9 sono entrambi numeri divisibili per 3. Quindi 15 diviso 3 fa 5, 9 diviso 3 fa 3. Quindi questo è un secondo modo in cui può ridurre una frazione ai minimi termini. Esercizi. Scomponi i numeri in fattori primi e riduci ai minimi termini le seguenti frazioni. Allora, 6 noni. Se vado a scomporre 6 nei suoi fattori primi, trovo 2 per 3. 9 invece è scomposto nei suoi fattori primi, mi corrisponde a 3 per 3. Semplifichiamo il 3 col 3, mi restano 2 terzi. Faccio la stessa cosa con 10 quindicesimi. Ora 10 scomposto in fattori primi è uguale a 5 per 2, mentre 15 è uguale a 5 per 3. Semplifico il 2 5. Mi resta 2 terzi. 4 decimi, allora 4 è uguale a 2 per 2 e 10 è uguale a 5 per 2. Semplifico, mi restano 2 quinti. 9 è uguale a 3 per 3, 12 è uguale a 3 per 2 che fa 6, per 2 di nuovo che fa 12. Vado a semplificare. 3, 2 per 2, 4, 3 quarti. Riduce i minimi termini col modo che preferisci. Proviamo a fare il secondo modo, quindi vedo che 10 e 4 sono numeri entrambi divisibili per 2 e quindi 10 diviso 2 fa 5, 4 diviso 2 fa 2. Il risultato è 5 mezzi. 20 e 15 sono due numeri entrambi divisibili per 5, perché 20 finisce con 0 e 15 finisce con 5, quindi 20 diviso 5 fa 4 e 15 diviso 5 fa 3, 4 terzi. Questi due numeri li posso dividere entrambi per 6, 6 diviso 6 fa 1. E 12 diviso 6 fa 2. Il risultato è un mezzo. 4 e 6 sono numeri entrambi divisibili per 2 perché sono numeri pari. Quindi 4 diviso 2 fa 2 e 6 diviso 2 fa 3. 2 terzi. Rifai gli esercizi a casa tua sul tuo quaderno seguendo questi esempi. Ciao, alla prossima.